Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con la VRC Collection di Hachette. Oggi facciamo il video, credo, più importante della serie, la lancia Delta HF integrale. Ragazzi, sua maestà, io la definisco così, come la F2004 per le Formula 1, la lancia Delta per VRC è sua maestà. Sono contentissimo di farvi vedere questo video, non vedevo l'ora di mostrarvela, è stato, devo dirvi, un po' complicato recuperarla. Comunque vi avevo annunciato che sarebbe uscito questo video sui miei social, ve li lascio qui sotto. Mi raccomando, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati su tutte le novità che arrivano sul canale. Come vi dicevo, è stata un po' complicata da prendere perché è la macchina che tutti vogliono, fondamentalmente, ce lo possiamo dire, e ho fatto anche un errore. Alla fine ne ho comprate due per sbaglio. Fra la confusione di cercare di recuperare gli arretrati, ragazzi, me ne sono arrivate due. Quindi vi ricordo che sotto, in descrizione, vi lascio il mio link dello store eBay e anche il link diretto per poterla acquistare. L'ho messa a 39,90, ragazzi, che è il prezzo che l'ho pagata io, quindi non ci sto guadagnando nulla. Semplicemente ne ho prese due e quindi mi sembra giusto darne via una, va bene? Mi raccomando, trovate il link sotto. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù, mi raccomando iscrivetevi al canale e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del VRC Official Collection, dove potete trovare tutti gli altri numeri che abbiamo fatto. Va bene? Spostiamoci sotto e andiamo ad aprire la lancia Delta HF integrale. Allora ragazzi miei, eccoci qui con la lancia. Allora, se vi ricordate, nello scorso video vi avevo detto che probabilmente quello della Citroen C3 sarebbe stato l'ultimo video senza le teche. Purtroppo però c'è stato un piccolo ritardo, ho parlato con Pietro di Model Car e mi stava spiegando che stavano cercando di perfezionare ancora le teche. Per questo motivo c'è stato un ritardo e per questo motivo io vi ho dovuto far uscire questo video ancora una volta senza le teche. Ovviamente arriveranno, ragazzi, quindi state tranquilli, non appena Pietro mi manderà delle novità vi farò un bel video, vi farò delle storie, quindi vi aggiornerò e saprete anche voi quando arriveranno le teche per questa collezione. Allora, numero 32, la Lancia Delta HF integrale. Ragazzi, come vi dicevo, questa è una macchina proprio clamorosa e quindi non poteva mancare nella collezione. Allora, qua ci fa vedere un po' di informazioni qui sul pilota. Poi andiamo a vedere quello che è stata questa lancia. Ovviamente qui ci sono dei cenni storici, ragazzi. È stata una delle macchine più vincenti a livello storico, non solo per l'Italia, ragazzi, ma anche a livello mondiale. Guardate quanto cavolo è bella. Veramente una cosa meravigliosa. Allora, andiamo a leggere. Aerodinamica con spoiler posteriore regolabile in tre posizioni e bandelle sottoporta. Carrozzeria con ampi e caratteristici passo a ruota bombati. Poi abbiamo sospensioni anteriori e posteriori a schema McPherson. Trazione integrale con ripartitore di coppia centrale tipo Ferguson. Poi abbiamo estrattori d'aria calda dai cerchi anteriori realizzati in carbonio. E poi motore 4 cilindri, 2 litri bialbero sovralimentato e con testata 16 valvole. Andiamo a vedere, cilindrata 1995 centimetri cubici, motore 4 cilindri in linea sovralimentato con turbina Garrett T3. Ragazzi, che macchina spettacolare. Va bene, poi ovviamente qua ci fa vedere alcuni cenni storici, qui abbiamo ancora la lancia, qua Subaru, una delle regine del VRC. Va bene, qua ci fa vedere che il prossimo numero sarebbe stato la Citroen Xara Kit Car. Allora, come detto, purtroppo ragazzi miei, ancora una volta non andremo ad aprire questo modellino. Mi dispiace, ma state tranquilli perché lo faremo. Numero 4, Lancia Delta HF integrale, Rally Monte Carlo 1992. Allora, iniziamo con l'anteriore, con questo muso meraviglioso della Lancia Delta. Guardate come sono stati realizzati benissimo i fari, anche la griglia del radiatore e le frecce. Fatta molto bene, decals perfette. All'interno possiamo vedere i sedili grigi con le decals gialle e rosse delle cinture, molto belle. Poi abbiamo la ruota posteriore, esattamente come abbiamo visto nella Lancia 4VD. C'è l'estintore, eccolo qua, ai piedi del navigatore. Molto bella, molto molto bella. Come abbiamo detto, numero 4, Martini. Belle le decals anche dell'omino Michelin. Poi targata Torino 45703S.
Martini Racing, ragazzi, lo spoiler è meraviglioso, e guardate anche tutte le righe di sbrinatura per il lunotto posteriore, fatto è benissimo e ottimo anche il faro. Qui, come vedete ragazzi, vedete, mi si è storta leggermente la luce bianca, quella che sta sulla targa, ma ragazzi non è un errore, semplicemente come si muove la macchina. Questa, ragazzi, quando la apro ci vado a mettere proprio un puntino piccolissimo di colla e la riblocco, quindi insomma non è assolutamente un problema, è semplicemente un po' morbida, si vede che si è attaccata male. Comunque questo lo sistemo io quando poi andrò a togliere la plastica, va bene? Peraltro molto bello anche il roll bar di cui non vi ho parlato, grigio, si vede molto bene, l'antenna leggermente storta all'indietro, però dai, ci può stare storta all'indietro, no? Insomma, magari le alte velocità hanno piegato un pochino questa antenna. Ragazzi, inutile dirvi che è una delle macchine più belle della collezione, per quanto riguarda la metto assolutamente al primo posto, secondo me è la più bella in assoluto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Questa era semplicemente la Lancia Delta HF integrale. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, bello come questa Lancia Delta. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete collezionato anche voi questa Lancia. Vi ricordo che sotto in descrizione vi lascio il mio doppione, ne ho prese due, quindi vi ricordo che se vi manca la potete trovare sotto nei link, va bene? Io vi do appuntamento con il prossimo episodio, ragazzi, che sarà un'altra bomba. Forse al secondo posto la metto più bella dopo la Lancia, quindi mi raccomando, super appuntamento. Qui da Visio e dalla Lancia Delta HF integrale è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!